sul corpo del pilota. L'ultraleggero sul quale volava Tozzi era in proprietà di due amici che sono stati già ascoltati dagli agenti del commissariato di Anzio. Difficile stabilire in queste ore cosa abbia provocato l'incidente. La procura ha già nominato un perito che dovrà esaminare i resti dell'ultraleggero. Lo scorso anno un altro velivolo simile decollato dallo stesso campo volo di Unione cadde e si incendiò. Anche in quella tragica occasione il pilota perse la vita. Trascinato in una iole, ha tentato di violentarla e ha fallito a Roma nel terminal Anemina. La vittima, una donna di 62 anni, stava aspettando il bus in una delle banchine della stazione. Un passante ha sentito le urla ed ha allertato i carabinieri che sono intervenuti arrestando l'aggressore, un romeno di 44 anni, con l'accusa di violenza sessuale. La donna soccorsa, accompagnata al policlinico Casilino, oltre al grande spavento, ha riportato lesioni non gravi. Sequestrata una famiglia rosa di Pordenone, beni per 280.000 euro. Il provvedimento del registro fa seguito all'arresto avvenuto la scorsa primavera del capo famiglia, accusato di usura ed estorsione ai danni di un imprenditore locale che per un prestito di poco più di 20.000 euro si era ritrovato a pagare in grandi per 280.000 euro. Claudio Ferrosoli. Il capo famiglia Zingaro era stato arrestato nella primavera scorsa per usura nel corso di un'operazione congiunta carabinieri e polizia, ma soltanto ora il ricavato della sua azione estorsiva nei confronti di un imprenditore di Frosinone è stato messo sotto sequestro con 180.000 euro. Una vicenda assolutamente paradossale, iniziata due anni fa, quando l'imprenditore era stato costretto a chiedere un prestito allo Zingaro per avviare i lavori di ristrutturazione che lo stesso Zingaro gli aveva commissionato per l'abitazione del figlio, anche lui implicato nell'attività illecita del padre. La paura, i tassi di interesse che la vittima era costretta a pagare.